Bentrovati al nostro annuale appuntamento con gli approfondimenti video che rientrano nel progetto Marchi e Disegni Comunitari, nato dalla stretta collaborazione tra l'EUIPO, Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, e la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con il coordinamento di Nexta, Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza. Diamo il benvenuto all'avvocato Marco Giacomello, con cui oggi parliamo di marchi, disegni e altri diritti brevettuali nel settore della stampa 3D. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Avvocato, quali aree della proprietà intellettuale tocca la stampa 3D e perché l'esplosione di questa tecnologia non può essere considerata un evento neutro rispetto alla tutela di questi diritti? Allora, beh, il primo punto da toccare intanto è perché esiste la proprietà intellettuale. Ancora oggi ogni cosa, quando è disponibile in quantità limitata, ha un valore. Chiaramente più l'offerta del bene aumenta, più questo perde il proprio valore. La proprietà intellettuale è stata creata per riprodurre in maniera artificiale una situazione di scarsità dove questa altrimenti non esisterebbe. Quindi la proprietà intellettuale non fa altro che prendere beni che sarebbero altrimenti disponibili a tutti e in maniera artificiale ridurne la possibilità di riproduzione e di distribuzione. La peculiarità che rende questa tecnologia della stampa 3D così diversa e non neutrale rispetto ad altre innovazioni produttive è data dal fatto che questa tecnologia permette una riproduzione a basso costo, scalabile, con mezzi relativamente semplici e con mezzi che oggi non sono più sotto brevetto per i loro componenti chiave, il che vuol dire che la tecnologia della stampa 3D entra nel mercato consumer. Questo presta chiaramente una platea di possibili utilizzi, di possibili creatori e di utilizzatori di questa tecnologia molto più ampia, la cosiddetta comunità dei makers. È chiaro che nel momento in cui questi makers, queste persone, chiunque di noi possa realizzarsi in casa, riprodursi qualunque tipo di prodotto, che sia in plastica, che sia in ferro, che sia in legno, oggi stiamo andando verso il cosiddetto bioprinting, quindi anche la stampa di pelle e di tessuti umani. Ovviamente tutta questa tecnologia è qualcosa di disruptive, qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che erano le tecnologie precedenti, dove si passava da un mondo artificiale fisico a un mondo digitale. Pensiamo agli MP3 con la musica, ai video con le videocassette e agli ebook con i libri cartacei. Quello che rende ancora meno neutrale questa tecnologia nei confronti della stampa 3D è il fatto che il mix tra nuove tecnologie, digitalizzazione e rete internet ha portato chiaramente una potenzialità di esplosione e di circolazione su larghissima scala di possibili contraffazioni. Quindi le aree che oggi la proprietà intellettuale, per le quali la proprietà intellettuale viene toccata dalla stampa 3D sono i marchi, sono i brevetti, sono i disegni industriali e sono anche la concorrenza sleale. Quindi oggi ci troviamo di fronte come giuristi a una sfida, molto grande che porta al mondo del diritto a dover bilanciare da un lato la potenzialità e soprattutto, l'interesse che c'è per questa tecnologia e per i benefici che sta già portando, dall'altra parte la necessità di creare un quadro normativo che vada a disciplinare e a regolare, anche se nel mondo del digitale sappiamo è molto difficile, ma dobbiamo andare a bilanciare e dare un quadro normativo per evitare che la proprietà intellettuale si renda totalmente inutile. Ad oggi in Italia qual è il rapporto tra brevetti e stampa 3D dal punto di vista normativo? Sicuramente per andare ad analizzare la proprietà intellettuale nei confronti della stampa 3D, il primo punto da affrontare è quello della tutela brevettuale. E per fare ciò dobbiamo analizzare tre articoli del codice della proprietà industriale. Il primo è l'articolo 45, che dice che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni in ogni settore della tecnica che sono nuove, che implicano una cosiddetta attività inventiva e che sono atte ad avere un'applicazione industriale. Una volta quindi, che si è riuscito a brevettare qualcosa, si va a verificare qual è la protezione che la nostra normativa ci consente di avere. E l'articolo 67,2 prevede proprio che ci sia un divieto ai soggetti terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, utilizzare, distribuire, importare o vendere un prodotto se questo è brevettato. A questo punto però è necessario anche vedere un'eccezione che è data dall'articolo 68 del codice della proprietà industriale, che dice che oggi gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali sono esclusi dall'ambito di protezione brevettuale.
Questa eccezione, che fino a qualche tempo fa non veniva molto utilizzata, chiaramente viene cavalcata dalla rivoluzione tecnologica, perché oggi tramite stampa 3D è possibile andare a realizzare un prodotto in casa a fini privati e non per finalità commerciali. Se si realizzano queste condizioni, teoricamente non stiamo andando a violare un brevetto, perché l'eccezione ad oggi si applica. Quindi questa eccezione, questa previsione normativa, molte volte irrealizzabile fino ad oggi, fa mutare in maniera forse inesorabile il modello di riferimento della proprietà intellettuale e della regolamentazione attuale. E a causa di questo cambiamento tecnologico, che in futuro ci permetterà in maniera regolata, speriamo, di stampare quasi qualunque cosa, pelle, organi, tessuti, prodotti, che sarà necessario rivedere già oggi un sistema di proprietà intellettuale basato non sulla tecnologia di stampa 3D. Questa tecnologia dovrà confrontarsi con il mondo giuridico e il mondo giuridico dovrà confrontarsi con questa tecnologia. Il problema è che questa eccezione già oggi dovrebbe essere modificata, perché altrimenti si rischia di rendere inutile la tutela della proprietà intellettuale. Quindi si può pensare a una limitazione nell'ottica in cui questi utilizzi privati siano veramente di particolare e minorissima rilevanza economica, e magari solo a quegli utilizzi privati, diciamo, dove il soggetto che va a riprodurre, a utilizzare, a stampare in 3D non utilizzi di mezzi specifici forniti da terzi per violare il brevetto. Si pensi ad esempio all'utilizzo da parte di un privato di un file di stampa 3D trovato online, dove quel file di stampa 3D viola la parte brevettuale perché riproduce in maniera non autorizzata le istruzioni di stampa di un determinato prodotto. Quindi oggi la proprietà intellettuale, per quanto riguarda la tutela dei brevetti, ha sicuramente un enorme buco di tutela, e questa situazione deve essere assolutamente risolta il prima possibile per evitare che si generino quelle generazioni di pirati che già abbiamo visto in maniera più o meno consapevole sono avvenuti con gli MP3, con i video e con i libri digitali. Quali sono i nuovi aspetti con i quali il legislatore e la società si dovranno confrontare nei prossimi anni? Allora, consideriamo che in futuro si potrebbero vendere file e non più prodotti. Nel momento in cui ogni persona, ogni famiglia avesse una stampante 3D in casa, sarà possibile acquistare direttamente dei file e stamparsi i prodotti necessari direttamente dalla propria stampante nella propria cameretta, nel proprio soggiorno. Questo ovviamente deve essere un discorso che la proprietà intellettuale deve affrontare con largo anticipo, perché immaginiamoci cosa potrebbe succedere se ognuno di noi potesse realizzare delle cose senza farlo sapere a nessuno e senza che nessuno possa farci nulla a riguardo. Immaginatevi quindi un mondo dove non esiste controllo, e se non esiste controllo perché io stampo all'interno delle mie mura domestiche, nessuno può sapere se sto violando la proprietà intellettuale, nessuno può limitare la violazione di proprietà intellettuale e nessuno può bloccare il fatto che io vada a violare quella proprietà intellettuale, perché nel momento in cui ragioniamo su un discorso di stampa file o andiamo a introdurre dei sistemi di protezione tecnologiche all'interno delle mie stampanti, altrimenti semplicemente andrò a stampare quello che voglio. In un mondo di questo genere, distopico forse per il momento, ma vi assicuro non così lontano dalla realtà della tecnica, quantomeno di oggi, si verificherebbe una produzione potenzialmente senza controllo, un aumento delle violazioni di proprietà intellettuale non monitorabile e nemmeno valorizzabile, e una impossibilità di identificare queste violazioni. La conseguenza di un mondo dove non abbiamo più il controllo su quello che sono le violazioni di proprietà intellettuale è un mondo dove la proprietà intellettuale diventa irrilevante, dove le regole che già nel mondo digitale si fa fatica a far rispettare, e molte volte sono regole antiquate, sono regole basate su sistemi arcaici, su mondi sicuramente non digitali, andremo a rendere ancora più inutile inserire sanzioni o metodologie di controllo che sono violabili anche dal meno smanettone dei ragazzini del domani. Quindi le tematiche sulle quali la proprietà intellettuale deve confrontarsi già oggi, e soprattutto dovrà iniziare a discuterne per non arrivare in ritardo nel futuro, sono la produzione di nuove licenze open source dal punto di vista hardware, licenze che siano adatte all'utilizzo, alla trasmissione e alla distribuzione di file e degli strumenti con i quali quei file possono essere stampati.
Un'altra delle tematiche è capire e discutere se la liceità o meno dei file realizzati da soggetti terzi che contengono le istruzioni da inviare alla stampante 3D al fine di ottenere la stampa di un prodotto, brevettato o meno. E inoltre, un altro dei punti da affrontare sicuramente è la necessità di regolamentare l'utilizzo dei file di stampa attraverso disclaimer. Un disclaimer oggi è l'unico strumento con il quale possiamo dare piena consapevolezza all'utente che sta per stampare un file con un prodotto protetto da brevetto del fatto che sta violando la legge. Che sia recettivo o no, che sia utile o meno, quello oggi è l'unico strumento. È chiaro che dobbiamo andare a rendere questi disclaimer il più possibile incisivi, o il più possibile una presa di coscienza e di conoscenza da parte del soggetto che sta per fare quell'operazione, ma oggi è necessario anche andare a volgere il ragionamento non solo ai file di stampa, ma anche alla regolamentazione di tutti quei mezzi necessari per stampare il prodotto. Quindi dobbiamo iniziare a capire se una stampante può limitare la stampa di un determinato prodotto. Immaginatevi una stampante 3D che vieta e che avverte che un file STL, che sono i file di stampa 3D, che contiene le istruzioni per la stampa di una pistola, come è successo in America con la famosa pistola Liberator di Cody Wilson, possa essere stampato o meno. E addirittura si potrebbe pensare, e in America si sta ragionando, sul fatto di segnalare addirittura che quel determinato utente che possiede quella stampante, che è collegato a una rete internet, vorrebbe stampare una pistola completamente in plastica. Quindi le tematiche da affrontare sono tante, le licenze, la regolamentazione, i disclaimer, la consapevolezza dell'utente finale sono forse strumenti più incisivi e più utili rispetto a normative che poi possano essere disattese in maniera molto molto semplice. Ci spiega tre ragioni per le quali l'attuale sistema di IP non può resistere al fenomeno di stampa 3D? Allora, anche qui parto con una domanda. Come potrà funzionare un'economia in un mondo futuro dove la maggior parte delle cose saranno prodotte a bassissimo costo o completamente gratuite perché presenti in rete? Allora, partiamo da tre punti fissi. Stampa 3D non è un fenomeno nuovo, la stampa 3D esiste da più di 30 anni. Nel 2013 però iniziano a scadere i primi brevetti e vedete che anche in questo caso la tutela brevettuale che aveva permesso fino a quel momento di mantenere un monopolio con dei prezzi e con delle modalità d'accesso alla tecnologia hardware molto limitato, nel momento in cui si entra ed entrano a diventare le tecnologie dei beni comuni, quindi utilizzabili da tutti, i sistemi e la società reagisce in maniera diversa. Considerate però che questa parte di monopolio che è avvenuta per tanti anni sulle tecnologie, sui componenti chiave delle tecnologie di stampa 3D, in realtà ha causato anche un effetto positivo, perché se io non posso andare a riprodurre e utilizzare uno strumento che è protetto da brevetto, ma voglio comunque realizzare quel fine, arrivare a quel prodotto, a quel software finale, semplicemente mi devo inventare dei workaround, devo inventarmi dei sistemi alternativi, ed è qui che la creatività, grazie anche alla tutela brevettuale, quindi sembra quasi un controsenso, spinge a creare nuove modalità, nuovi percorsi e nuovi prodotti. Ma tre ragioni per le quali l'attuale sistema di proprietà intellettuale non può reggere a questo sistema dove tutto si può fare e tutto tendenzialmente è poco controllabile, sono molto, molto banali. La prima è che c'è una cosiddetta democratizzazione della produzione. Oggi chiunque, come vi dicevo prima, può andare a registrare, tutelare, scaricare e produrre un prodotto. Un prodotto che quindi non necessita più di mezzi di produzione enormi. La cosiddetta personalizzazione rapida e prototipazione rapida è possibile anche con una stampante 3D che ci montiamo in casa da 80 euro. Dall'altra parte abbiamo una collaborazione aperta dei makers. Oggi è possibile, grazie al mondo open source, grazie al mondo della condivisione di chi crea prodotti, idee all'interno della stampa 3D, diventa un sistema totalmente collaborativo ed aperto. Questo ovviamente permette uno scambio di idee, uno scambio di funzioni, uno scambio di costruzione, dove i makers in ambito collaborativo riescono a creare dei prodotti fondamentali per permetterne una diffusione e una produzione in maniera molto democratica. E la terza tematica è molto semplice.
a moltissimi non piace la proprietà intellettuale. Non piace perché come nel mondo degli MP3, dei video, degli ebook, se andiamo a criminalizzare dei comportamenti che sono leciti per la maggior parte delle persone, perché sono fattibili in rete tramite un click, allora a quel punto criminalizzare, mettere delle sanzioni, mettere delle regole che non vengono rispettate, pongono solo il fatto di far crescere delle persone alle quali la proprietà intellettuale non viene neanche in mente di rispettarla perché non la si conosce. Quindi forse andare a fare delle attività di formazione, andare a far capire che se non c'è una tutela delle persone che creano qualcosa e che quindi devono poter vivere di quella creazione, delle royalties derivanti da un brevetto, da un marchio, da un disegno industriale, quelle persone nel momento in cui vedranno continuamente violata la loro proprietà intellettuale, probabilmente non andranno più a creare opere creative, non andranno più a fare quel lavoro e di conseguenza ci sarà un calo di creatività e di produzione di innovazione. Quindi proprietà intellettuale non deve essere vista come una sanzione, come qualcosa che blocchi, ma deve essere vista come qualcosa che regoli, che tenga in considerazione un bilanciamento tra la tutela e l'innovazione e l'utilizzo che la società sta iniziando a fare di questi strumenti, ma dall'altra parte soprattutto deve alfabetizzare, deve rendere consapevoli che il mondo della rete non è un mondo dove le regole non esistono, il mondo digitale ha le sue regole, semplicemente devono essere portate a conoscenza e introdotte fino dalle scuole primarie in maniera molto più diretta e molto meno sanzionatoria. Ringraziamo l'avvocato Marco Giacomello che oggi ci ha parlato di marchi, disegni e altri diritti brevettuali nel settore della stampa. Grazie mille. Grazie a voi.